Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete sono stato per un paio di giorni vicino a Lourdes per la presentazione della nuova Santa Cruz Mega Tower. Avrete visto un po' di stories, non ho potuto farvi vedere la bici, ma oggi ne parliamo più approfonditamente. Ho fatto due vlog dove andiamo a provarla insieme ai ragazzi qui sui trail meravigliosi della zona, dove c'è stata anche una gara dell'Enduro World Series, e odora ho capito anche benissimo il perché, ma ho voluto fare anche questo mini video per farvi vedere un po' tutte le caratteristiche nello specifico. Nei vlog, se volete vedere un po' più quello che è stato le due giornate, il riding e tutto il resto, vi invito a guardarli, usciranno domani e dopodomani. Detto questo, partiamo subito con la Mega Tower. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto, se è la prima volta che arrivate qui, vi invito ad iscrivervi. Cliccate il bottone qui sotto, è facile, è gratis, non costa nulla, ma mi permette di crescere. Un sacco di gente guarda i video e non è iscritta. Jasper, che sta registrando questo video, ride pure lui perché anche lui è uno youtuber. Intanto lo ringraziamo per questo video. Cominciamo subito. Quindi, nuova Santa Cruz Mega Tower. La conosciamo già, la conosco già bene perché ho la, diciamo, ormai vecchia versione a casa nel mio garage, ed è stato praticamente come tornare a casa. La bici è un po' quella che conosciamo già, è stata rinnovata, è stata aggiornata. Le linee sono quelle che ormai contraddistinguono tutte le bici di casa Santa Cruz. Le linee sono diventate ancora più spigolose per quanto riguarda il design, sono un po' allineate a quello che troviamo sul Bronson e sulla Nomad, mi piacciono davvero un casino. I colori sono due disponibili, questo che è un blu però un po' trasparente, non so se si vede molto dal video e lascia intravedere le fibre di carbonio con le scritte verdi, e l'altro è color nickel, diciamo quel bronzo molto molto bello con le scritte color salmone. Passando un po' di più a quello che è il sodo di questa nuova Mega Tower, abbiamo tantissimi aggiornamenti. La bici è stata pensata ovviamente per quanto riguarda le gare enduro, il bike park, insomma il riding, quello bello bello ciccio, bello bello consistente, e quindi abbiamo un aggiornamento del reach che si allunga, quindi tutto il front center che si sposta in avanti, l'angolo sterzo si apre molto, in taglia L abbiamo 475 mm di reach, e l'angolo sterzo che arriva a ben 63 gradi e mezzo, quindi molto più aperto rispetto alla versione precedente della Mega Tower. È sempre possibile variare la geometria tramite il flip chip che è posto sullo schema di sospensione qui sotto, sulla biella bassa, ed è anche molto più facile arrivarci ora. Sulla Mega Tower invece era un po' più complicato. È stato cambiato molto lo schema di sospensione per quanto riguarda la risposta. Adesso abbiamo una curva sempre progressiva ma un po' più lineare, e questo ha permesso di avere la bici più seduta. Mi è piaciuta molto questa cosa perché l'ho trovata molto simile a come ho impostato la vecchia Mega Tower andando a provarla nel tempo, quindi abbiamo un anteriore bello alto e bello veloce e un posteriore un po' più seduto, molto più morbido e molto più facile per quanto riguarda tutte quelle asperità veloci che troviamo nel riding un po' più aggressivo, nelle gare, insomma nell'enduro quello vero. Aumenta anche l'escursione posteriore, 165 mm al posteriore e 170 all'anteriore. Infatti, come vi ho già detto, anche sulla mia Mega Tower avevo fatto questa modifica, avevo portato la forcella a 170 mm di escursione. Abbiamo sempre due versioni per quanto riguarda la fibra di carbonio, abbiamo la C e la CC, quella un po' più rinomata, un po' più leggera. La cosa molto bella è che si è lavorato tantissimo per creare la stessa esperienza per ogni tipo di taglia e rider, quindi abbiamo un telaio in taglia S perché abbiamo il telaio dalla S alla XXL che sarà un pelo più morbido per quanto riguarda le fibre, ma morbido nel senso che rispetto ad una XXL, non morbido perché flette troppo, tenetelo bene a mente, mentre invece su una taglia XXL troveremo un po' più di fibre, un po' più di carbonio, questo per andare a irrigidire ovviamente le forme più ampie di un telaio in taglia grande e rendere appunto l'esperienza simile per tutti. Una cosa molto importante è che il carro non è più standard, quindi chest day cambia per ogni taglia, questo per appunto garantire ancora una volta le stesse sensazioni di utilizzo. Sparisce anche poi il flip chip qui sul carro posteriore e abbiamo l'introduzione del UHD, il forcellino quello standard che è stato introdotto dalla SRAM, che però è prodotto dalla stessa Santa Cruz. Questo perché ci hanno detto il forcellino di SRAM essere un po' meno resistente nello scorrere del tempo, quindi abbiamo la possibilità di averlo direttamente da Santa ed è anche compatibile con altre bici, quindi se volete comprarlo e metterlo sulla vostra bici anche se non è Santa potete farlo assolutamente. Altra grossa introduzione per quanto riguarda questa nuova Mega Tower è il fatto di avere il glove box, quindi questa apertura nel tubo obliquo che ci permette di portare con noi
tutto quello che ci serve per il riding, quindi camere d'aria, bombolette CO2, leve, multitool, barrette, insomma tutto quello che volete. Tutto il meccanismo di apertura è completamente custom, fatto da Santa, tutte le parti meccaniche sono state fatte da loro, e questo ovviamente, la dimensione del Groovebox cambia in base alla taglia del trail, perché ovviamente avremo più spazio nel tubo obliquo. Quello che vi posso dire anche per quanto riguarda un po' il riding è stato il fatto di trovarsi un po' a casa. La bici è stata aggiornata e si sente, perché non è la stessa Mega Tower di prima. L'avere l'anteriore un po' più lungo, il reach un po' più abbondante, ha reso la bici molto più stabile nel veloce, ma allo stesso tempo comunque divertente. Quello che vi posso dire in poche parole è il fatto che secondo me Santa sta un po' categorizzando bene tutte le bici, quindi se volete una bici pensata per le gare, per andare forte, per fare risultato e godervi anche i trail più complicati, più tecnici, questo è il mezzo che fa per voi. Se magari volete una bici un po' più giocosa e volete godervi un po' di più le uscite con i vostri amici, sicuramente magari punterete magari su una Bronson, che essendo mallet, essendo un po' più giocosa, vi permetterà di godere di più sui sentieri. Questa è una bici pensata per chi vuole andare davvero forte senza nessun tipo di limitazione. Un'altra cosa che ho notato tantissimo rispetto alla versione precedente della Mega Tower è il fatto che questa bici è molto più rigida. C'è un nuovo manubrio in carbonio, qui in versione Corrise da 35 mm, e anche il telaio è decisamente più rigido, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento tra carro posteriore e triangolo anteriore. Si sente davvero tantissimo, e infatti dopo pochi metri ne ho parlato con i ragazzi qui responsabili dello sviluppo della Mega, e mi hanno detto che è stato fatto davvero un bel lavoro per andare a implementare questa cosa. Detto questo, parlando di allestimenti, ci saranno ben 6 allestimenti che vanno da, ovviamente, da quello più base a quello più pregiato. C'è sempre la possibilità di avere i cerchi reserve in carbonio, ovviamente sempre garantiti a vita, c'è il crusher placement a vita. Stessa cosa anche per il telaio, è possibile avere i cuscinetti a vita come sostituzione, e anche per il telaio e per il carbonio c'è questa garanzia. Ci sarà anche un'altra versione limitata in pochissimi pezzi, flight attendant, con le sospensioni SRAM, appunto con questa nuova tecnologia. Io in questo press camp l'ho utilizzata in questo allestimento, quindi con la trasmissione GX AXS Eagle, ammortizzatore posteriore RockShox Monarch e forcella Fox 38 Grip 2 non factory, freni Code e tutto il resto dei componenti Santa. Detto questo, ragazzuoli, penso di avervi raccontato un po' brevemente quelle che sono tutte le caratteristiche di questa nuova Mega. Se volete approfondire un po' di più, se volete conoscere un po' di più dettagli di questa bici, vi invito a guardare i vlog che usciranno domani e dopodomani, perché lì vi faccio vedere tutte poi più le caratteristiche nel dettaglio, e soprattutto vi porto con me in questi trail stupendi delle Alpi francesi, che sono stati davvero fantastici. Ringraziamo ancora Santa, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link per andare a vedere tutte le info della nuova Mega Tower e scoprire anche tutta ovviamente la gamma di Santa, che si amplia sempre di più. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima, vi ringrazio ancora e vi ricordo di iscrivervi, cliccate il bottone qui sotto. Grazie Jasper per il video e noi ci vediamo alla prossima.